mercoledì 14 dicembre, data della inaugurazione della nuova sede di Pesaro di Alpitour World. Il principale player dell'industria turistica nazionale investe su Pesaro e investe con un progetto lungo 4 anni che ha portato alla riqualificazione di questa sede collocata in strade Fornace Vecchia, una inaugurazione che è stata applaudita quest'oggi alla presenza dei vertici nazionali di Alpitour, a cominciare dal presidente Gabriele Burgio, che ha sottolineato il punto d'arrivo della realizzazione di questa azienda e un punto di partenza verso le strategie future di Alpitour, strategie che hanno superato momenti complicati in questi 4 anni, dalla pandemia alle conseguenze della guerra. Noi pensavamo che il punto di partenza fosse già l'estate del 2020, tanto che abbiamo acquistato in leasing 2 grandi aerei nuovi e eravamo tutti pronti per la ripartenza. Poi questa ripartenza continuava la seconda ondata, la terza ondata, la quinta ondata, e finalmente sembra che in estate siamo riusciti a ripartire. Il settore è ripartito, non solo Alpitour, tutto, anche le visite degli stranieri in Italia, quindi abbiamo avuto un bellissimo momento che speriamo continui. È un brand che ha su Pesaro un'area particolarmente strategica. Sì, diciamo, a Pesaro abbiamo voluto preservare assolutamente il marchio Eden, che ha un posizionamento molto chiaro nel mondo del turismo italiano, e unito alla forza che ha Alpitour, col quale si è unito, oggi possiamo dire che siamo i leader indiscussi del mercato italiano. Questa è proprio una sede che celebra quello che è stato il passato, anche la storia di Eden Viaggi, però con un forte orientamento allo sviluppo futuro. Il brand Eden Viaggi è uno dei brand principali comunque del gruppo, e anche questo nel tempo si è evolto. In questa sede però non ci occupiamo solo del brand Eden Viaggi, ma ci occupiamo anche di tutti gli altri brand del gruppo, perché i reparti e le persone che lavorano nella sede di Pesaro svolgono proprio un'attività a 360 gradi su tutte le attività e i progetti del gruppo, anche per le altre aziende. E ad Alpitour è arrivato oggi anche l'applauso del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che ha dato un'importante sottolineatura alla promessa mantenuta dell'azienda Alpitour davanti ai timori occupazionali che esistevano in questi mesi sul futuro di Eden Viaggi. Hanno fatto esattamente quello che hanno detto, mantenuto le promesse, e eravamo timorosi che i centinaia di posti di lavoro potessero andare altrove, dalla vecchia Eden Viaggi, invece sono qua. E sono qua in un luogo bellissimo, una sede davvero all'avanguardia, internazionale, un bellissimo investimento dal punto di vista architettonico, complimenti agli architetti e ai designer che ci hanno lavorato, e molto bello perché è l'ingresso della città, e quindi siamo molto contenti di questo. Abbiamo ringraziato il dottor Burgio per questo investimento occupazionale, economico, e anche per credere nella nostra città, che diventerà capitale italiana della cultura, e per qualche anno faremo lo stesso mestiere, dovremo vendere sogni, emozioni, attrarre qua turisti esattamente come loro fanno rispetto alle mete di viaggio che offrono. Quindi speriamo che possa nascere anche una bella collaborazione che già c'è in città rispetto al sostegno alla squadra di basket. Quindi insomma, dai, speriamo che il connubio possa rafforzarci nei prossimi mesi. Intanto godiamoci questo bel momento per la città e soprattutto per i lavoratori che qui continueranno a lavorare in condizioni ancora migliori. E dunque una nuova sede che dà luce anche a questo biglietto da visita d'ingresso alla città dall'autostrada, una riqualificazione che è stata seguita dallo studio pesarese Roberto Garbugli, designer. 3 anni sono stati abbastanza complicati, un cantiere molto lungo, però tutto sommato alla fine non si è perso mai di vista quello che era il concept iniziale. Diciamo che è un progetto che ha subito determinate anche variazioni, ma questo diciamo, fa parte della storia di ogni progetto, per cui il cliente, in questo caso Alpitour, è stata, diciamo, insieme a noi un socio che ha prodotto questa sorta, diciamo, di risultato finale.